sud. Ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, tutta la caccia di somma, ma brucia pronto, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, 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 sud. Ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, tutta la caccia di somma, ma brucia pronto, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, pronto, pronto. Buonasera a tutti, Marco, buonasera. A te, Susanna, e a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo la puntata parlando delle Olimpiadi che si tengono in Corea, perché ormai siamo proprio verso l'inizio di queste manifestazioni. A poco a distanza dalla frontiera con la Corea del Nord si sta preparando tutto. Oltretutto la novità di quest'anno è che ci saranno proprio dalla Corea del Nord degli atleti che arriveranno per partecipare per la Corea, e non soltanto atleti, poi andranno anche delle maggiorette, altri personaggi, giornalisti, un'orchestra, insomma. Oltretutto il Comitato Olimpico Internazionale ha anche invitato la Santa Sede, quindi anche il Vaticano parteciperà non soltanto alla cerimonia d'apertura ma anche alla sessione olimpica. Quindi è un appuntamento sì sportivo, ma che in realtà porta con sé un significato che trascende la competizione, e a questo punto direi che può anche far ipotizzare un dialogo anche con gli Stati Uniti, tant'è che anche da parte degli Stati Uniti non viene esclusa in questa circostanza la possibilità di un incontro con i nordcoreani. Sì, non facciamoci, lo diciamo ai nostri telespettatori, grosse illusioni. Però questo passo significativo, no, delle due Coree, la Corea del Nord che non solo partecipa alle Olimpiadi invernali che si tengono appunto nella Corea del Sud proprio in questi giorni, il 9 febbraio c'è l'inaugurazione ufficiale e poi ci sarà la chiusura il 25 di febbraio. Però ci sono delle novità, come dicevi tu. La prima novità è che le trattative, no, per la partecipazione della Corea del Nord ai Giochi Olimpici della Corea del Sud tra le due delegazioni hanno dato una serie di sbocchi e di risultati significativi. Una, che sfilano all'inizio, no, il 9 di febbraio, sia la Corea del Nord sia la Corea del Sud sfilano insieme, sotto tra l'altro una bandiera condivisa. Che questa bandiera condivisa è l'insieme in blu della Corea del Nord e della Corea del Sud su sfondo bianco. Ora guardate queste cose, diranno i nostri telespettatori un po' scettici, un po' cinici, vabbè, è un fatto simbolico, sì, ma il fatto simbolico tra due Coree che non hanno ancora stretto un trattato di pace, perché lo ricordo sempre ai nostri telespettatori, la guerra di Corea 1950-1953, che ha sancito la divisione tra due Coree, Corea del Nord sotto l'orbita cinese sovietica, la Corea del Sud sotto l'orbita giapponese, soprattutto statunitense, con il 38esimo parallelo, no, che segna proprio, come dire, questa divisione, che è anche fatta di filo spinato, di muro, che divide proprio le famiglie anche della stessa Corea, perché famiglie che parlano la stessa lingua e hanno una storia millenaria comune. Quindi la Corea è poco conosciuta, ma ha una storia di unità millenaria, quindi risale addirittura ai secoli prima di Cristo e fino al primo tentativo di invasione nel 1500 non riuscito del Giappone è sempre stata una storia unita che ha proprie tradizioni, una propria fede religiosa che è un buddismo rivisto alla coreana, c'è anche una tradizione persino sciamanica nella Corea del Nord e del Sud. Oggi le due Coree sono su orbite politiche molto distanti e c'è una situazione drammatica, come conosciamo tutti, nella Corea del Nord, dove c'è una dittatura che ha isolato la Corea del Nord, che da circa 10 anni persegue sempre di più un programma nucleare molto aggressivo, iniziato dal padre di Kim Jong-un, e adesso accelerato anche rispetto alle stesse valutazioni del Pentagono. Il Pentagono ha fatto una valutazione
qualche anno fa dicendo: beh, la Corea del Nord sta cercando di perseguire l'arma nucleare, ma ci metteranno tot anni. Oggi devono ricredersi, perché in realtà la Corea del Nord ha bruciato le tappe e non solo ha ormai ordigni nucleari, non si sa bene quanti siano, di notevole potenza, di generazione recente, quindi molto più potenti questi ordigni nucleari della bomba atomica sganciata su Hiroshima, ma soprattutto si stanno dotando di missili balistici. Cosa significa missili balistici? Che possono portare queste armi nucleari e portarle a distanza considerevole. Il problema è che sembra che ormai possano arrivare all'isola di Guam, che è una base militare statunitense nel Pacifico, ma probabilmente possono avere anche l'idea di poter addirittura attentare, arrivare alla costa, no, del Pacifico degli Stati Uniti. Tutto questo ha rimesso in discussione, in questi ultimi anni, ne abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni, per esempio la stessa costituzione pacifista del Giappone, per cui Shinzo Abe, per esempio, l'attuale, no, premier del Giappone, che poi è stato rieletto, ha nel proprio progetto quello comunque di dotarsi di un arsenale, no, sicuramente convenzionale, ma su suggerimento di Trump forse anche stanno ripensando a cambiare l'articolo della Costituzione giapponese che vieta proprio l'arma nucleare per il Giappone. Anche la Corea del Sud si sta riarmando, non a livello nucleare, ma di missili che siano in grado di intercettare quelli che possono essere lanciati dalla Corea del Nord. Dunque fino a qualche mese fa si parlava di rischio, di terza guerra mondiale, perché, lo diciamo ai nostri telespettatori, quel 38esimo parallelo, quella tensione che c'è tra Corea del Nord e Corea del Sud è considerata da tutti gli analisti mondiali il punto più pericoloso, insieme al Medio Oriente, quindi la questione siriana, la questione palestinese, la questione della jihad islamica, la questione insomma medio orientale nel suo complesso, dall'Iran all'Arabia Saudita, quello è uno dei punti più caldi del mondo. Ma quello ritenuto ancora più pericoloso è proprio quell'area della Corea del Nord e della Corea del Sud, dove, dicevo, c'è ancora una tregua, non è mai stato stipulato da allora, 1953, nessun trattato definitivo di pace. Ma lì perché c'è questo grande rischio? Perché insieme alle due Coree c'è l'attesa del Giappone di avere una sicurezza molto forte, c'è insieme il confronto tra gli interessi strategici della Cina, che ormai è la seconda potenza economica e nucleare mondiale, c'è la presenza degli Stati Uniti, la presenza più, un po' più a nord della Russia. Quindi è uno scacchiere di enorme e potenziale tensione geopolitica. E proprio su questo, diciamo, ha basato le sue campagne anche insomma, abbastanza di propaganda Kim Jong-un, però insomma, ha terrorizzato il mondo. Adesso tutto a un tratto sembra invece voler giocare, insomma, con questa occasione delle Olimpiadi, quindi qual è esattamente il punto, anche se la Corea in questa occasione sarà sicuramente ipermilitarizzata? Non c'è dubbio. Allora, sicuramente si tratta di un gesto distensivo per far vedere al mondo, stiamo parlando del dittatore, no? Kim Jong-un, per far vedere al mondo che loro hanno anche interesse a poter negoziare con chi è credibile. E per loro chi è credibile, chi è? Così introduciamo un nuovo personaggio. È il nuovo premier della Corea del Sud, eletto l'anno scorso, nel maggio 2017. Il nuovo premier della Corea è un democratico. È un democratico che non segue esattamente le stesse indicazioni di Trump, che vorrebbe un confronto più duro. Perché come democratico lui è per il dialogo con la Corea del Nord.
Su questo ha vinto le elezioni l'anno scorso con il 42% di voti, il nuovo premier democratico, ma soprattutto chi è questo nuovo presidente della Corea del Sud? È figlio di profughi che sono fuggiti dalla Corea del Nord. Lui è nato nella Corea del Sud, ma i suoi genitori sono fuggiti. E più volte ha detto che sua madre, novantenne, vorrebbe tanto rivedere la sorella, no, che è ancora rimasta nella Corea del Nord. E quindi qui ci dà un tratto anche che noi occidentali ed europei non abbiamo mai capito a fondo, di quanto questa divisione tra le due Coree abbia anche rotto legami familiari, conoscenze di un popolo che, dicevo prima, è unito da millenni, parla la stessa lingua. C'è un'altra ragione per Kim Jong-un, per il dittatore. Ha di fronte un democratico, appunto, premier della Corea del Sud, che è pronto a dialogare, ma soprattutto, guardate, io sono stato in visita nella Corea del Nord, ho visitato la capitale Pyongyang, così come sono stato anche sul 38esimo parallelo, dove a distanza di poche decine di metri ci sono le baracche unite, in cui a metà della baracca c'è il confine. Per cui da un lato ci sono i militari sudcoreani, dall'altro lato a pochi metri ci sono i militari nordcoreani, le baracche sono a metà su un pezzo e a metà sull'altro, e quando vogliono parlare per garantirsi sicurezza entrano nelle stesse baracche messe di legno in fila l'uno all'altro, dove a metà del tavolo corre la frontiera, e lì si possono incontrare per dire: guardate, è stato un incidente che abbiamo sparato. Quindi questo per dire come il mondo è fatto anche di dettagli interessanti dal punto di vista giornalistico. Poi tutto il resto però è una frontiera molto molto militarizzata, una delle più militarizzate al mondo. Dicevo, la Corea del Nord ha sempre avuto, dal padre fondatore in poi, la mitologia dell'unificazione. Quindi anche qui non è solo una questione diplomatica, è che il dittatore della Corea del Nord ha comunque come continuità della propria storia l'idea: ma noi siamo per l'unità, noi siamo per l'unificazione delle due Coree. Quello che spesso non viene detto è alle condizioni, certo, ovviamente della Corea del Nord. Un tipino come Kim. Però siamo di fronte a narrazioni che hanno, guardate, nei popoli, spesso lo diciamo ai nostri telespettatori, una presa gigantesca. Voglio dire, non è lo stesso paragone, fin per carità, ma guardate che se c'è stata anche una velocità nella unificazione delle due Germanie, per esempio dopo il 1989, ci sono state certo ragioni geopolitiche, ci sono state ragioni economiche, la Germania dell'Est aveva bisogno di assolutamente appoggiarsi su un'economia più forte come era quella della Germania dell'Ovest, ma ha pesato molto anche il fatto che c'era una storia alle spalle, in questo caso più recente, che non quella della Corea del Nord e della Corea del Sud, dove un intero popolo, no, parlava la stessa lingua e aveva comunque alcune affinità molto, molto forti. Ecco, noi spesso sottovalutiamo questo elemento, si chiama storia di medio-lungo periodo, che però, come dire, incanalano i fiumi del consenso, della direzione in cui può andare la storia. Ecco, allora, richiamo questa cosa. La Corea del Nord ha comunque sempre il mito, prima o poi, di unificarsi con la Corea del Sud. Ovviamente, se avverrà, e non avverrà forse in termini brevi, sarà vero il contrario, perché la Corea del Nord ha 25 milioni di abitanti ed è poverissima, tranne sul fronte militare e tecnologico. La Corea del Sud ha 50 milioni di abitanti, il doppio, ed è ormai una grande potenza industriale a livello mondiale. Io suggerisco, permettimi di fare uno spot pubblicitario
da un libro, quindi in modo disinteressato. Cioè, allora, io consiglio ai nostri telespettatori, quelli che vogliono approfondire le questioni di movimento nel quadro internazionale, questo bel libro di Federico Rampini, Le linee rosse, dove questo giornalista che è stato in Cina per tanti anni, è stato in Russia, è stato negli Stati Uniti, è stato in Germania, racconta un po' e ricostruisce questa storia profonda che io adesso in poche parole vi dico, dove esempio, no, c'è la questione proprio anche di dove quell'area del mondo, Corea del Nord, Corea del Sud, viene da un lato la storia giapponese, che a un certo punto dal 1500 in poi esce da uno splendido isolamento e con i primi shogun decide che è la Corea la piattaforma per entrare a controllare pezzi di territorio nel continente asiatico. E saranno tentativi successivi del Giappone in espansione, la sua concezione imperiale, poi attraverso proprio la Corea di invadere la Cina, cosa che avverrà in diversi decenni del 1900. E quindi la storia di lungo periodo ci permette di capire, e qui chiudiamo, che la Corea è in realtà anche una piattaforma che da un lato permette al Giappone e agli Stati Uniti di poter condizionare la storia asiatica, ma dall'altro, permesso prima alla Russia zarista, che lì ha perso anche una guerra con il Giappone nel 1905, ma soprattutto alla Cina, spesso invasa, adesso di avere altre mire imperiali anche lei, di grande Cina, per cui la Corea del Nord le serve come deterrente e come, diciamo, minaccia rispetto al rischio di essere altrimenti schiacciata dalla superpotenza statunitense. Queste logiche di fondo, no, le consiglio, no, ai nostri telespettatori di approfondirle, perché altrimenti noi, no, Susanna, leggiamo i singoli avvenimenti, marciano insieme sotto questa bandiera simbolica della Corea del Nord e del Sud unificata, ma non riusciamo a capire in quell'area che cosa si muove attorno nei processi storici profondi e dove si può anche arrivare nel bene e nel male. Intanto gli Stati Uniti, come dicevamo, non escludono la possibilità di arrivare ad incontrare i nordcoreani. Vediamo il servizio. Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence potrebbe incontrare elementi della delegazione nordcoreana alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang la prossima settimana. Lo ha affermato il segretario di Stato USA Rex Tillerson. Washington aveva precedentemente detto che non vi sarebbe stato un tentativo di avviare contatti con i nordcoreani, ma di voler parlare con Kim Jong-un per chiedergli di abbandonare il suo programma nucleare. A una domanda durante la sua visita in Perù, tuttavia, Tillerson non ha escluso che Pence possa accettare un invito a incontrare la delegazione nordcoreana. Relativamente al viaggio del vicepresidente alle Olimpiadi, sul fatto che possa o no esserci un'opportunità di un qualche incontro con la Corea del Nord, io penso solo vediamo, ha detto ai reporter e poi ha aggiunto vedremo cosa accade. La delegazione nordcoreana a Pyeongchang, secondo quanto Pyongyang ha comunicato domenica notte attraverso la hotline con i sudcoreani, sarà guidata dal capo dello Stato formale del paese, Kim Jong-nam, un novantenne considerato numero 2 o 3 del regime di Kim Jong-un. Intanto però la corsa al nucleare purtroppo è continuata da parte della Corea del Nord ma anche degli Stati Uniti. Trump ha proprio dichiarato apertamente la sua intenzione appunto di rafforzare tutto il sistema della guerra. Per contrasto in Italia invece si sta sviluppando un movimento che è quello che chiede invece il disarmo nucleare. Ci sono tanti incontri, tante iniziative e quindi insomma una situazione, sì, che però sta andando in questa direzione. È proprio come dici tu, diamo anche un'informazione più precisa ai nostri telespettatori. Molti avranno sentito la settimana scorsa i media e i telegiornali nazionali dire ma guarda,
Trump al Congresso, perché il discorso di Trump è stato fatto al Parlamento, al Congresso degli Stati Uniti, ha usato toni più moderati, ha usato toni più concilianti, soprattutto chiamando all'unità interna, porgendo un po' di dialogo, diciamo, ai democratici, no? Ecco, allora questo naturalmente è vero fino a un certo punto, nel senso che ha usato sicuramente toni più concilianti Trump rispetto ai democratici, anche perché intanto ha portato a casa questa devastante, no, diminuzione delle tasse soprattutto per i più ricchi, e quindi vedremo poi l'effetto che avrà realmente nei prossimi mesi e anni sulla economia americana e soprattutto sui ceti medi americani, che potrebbero trovarsi più impoveriti ancora invece che più arricchiti. Non parliamo dei più poveri, che ovviamente negli Stati Uniti, senza poi la copertura dell'Obamacare, e cioè della in qualche modo copertura sanitaria che aveva garantito a 40 milioni di cittadini americani indigenti la riforma della sanità di Obama, salta in gran parte anche quella, vedremo le conseguenze. Ma nella sua prolusione, nel discorso al Congresso, la cosa più interessante era che ha individuato dei nemici, e quindi questo lo diciamo, basta vedere il testo integrale di Trump. E nemici, secondo Trump, non sono solo la Corea del Nord, lui li ha citati, i nemici sono anche la Russia, i nemici sono anche la Cina e i nemici sono anche l'Iran. Quindi, diciamo così, altro che, no, Trump ha dato una visione di se stesso più distensiva. Ma soprattutto dopo aver individuato questi nemici, no, con cui concorrere e quindi voglio dire tenerli a bada, ha anche annunciato la necessità di un riarmo nucleare. Un riarmo nucleare che sarà un riarmo nucleare molto forte dal punto di vista del finanziamento pubblico statunitense, e sarà soprattutto qualitativo, cioè le bombe atomiche aumenteranno il proprio potere distruttivo. In vista di questo disegno è stato chiesto poi anche all'Italia, al suo governo, di assolutamente, assolutamente. Allora è chiaro che questa cosa inciderà anche sugli alleati e sulla NATO. Per cui è ovvio che se tu aumenti la capacità distruttiva delle armi nucleari, è ovvio che anche nelle basi militari che tu hai, no, in Germania piuttosto che in Italia, noi le abbiamo e sono a Ghedi e sono ad Aviano, lì già adesso è programmato la sostituzione delle bombe nucleari con sistemi molto più potenti dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista del potenziale distruttivo. Quindi questo riarmo nucleare statunitense riguarda anche noi. Ecco perché dobbiamo sottolineare l'importanza del trattato internazionale per l'interdizione, cioè la proibizione permanente delle armi nucleari. Questo trattato internazionale è già stato votato da 122 paesi in sede ONU. L'Italia ha deciso, il governo italiano, non solo di non partecipare ai lavori, ma neanche di partecipare al voto finale. Per cui lo dico, no, a chi è disattento, anche perché i media non hanno dato questa informazione la gran parte, guardate che il governo italiano, il Parlamento italiano, quello attuale, non ha nessuna intenzione di ratificare, perché adesso siamo entrati nella seconda parte, cioè quello della ratifica, cioè quando 50 paesi almeno di questi 122 voteranno attraverso le procedure democratiche interne questo trattato internazionale di interdizione permanente delle armi nucleari, entra in vigore. Allora almeno si dica, il prossimo Parlamento, il prossimo governo, sarà difficile, ma dovrebbe ratificarlo o cominciare a discutere se ha senso continuare questa corsa al riarmo. Purtroppo non mi pare che i candidati abbiano espresso qualche posizione. Mi pare neanche che lo sappiano. Posso dire, lo dico ai nostri telespettatori, è incredibile come questioni strategiche e geopoliticamente rilevanti sulla collocazione dell'Italia, sulla sicurezza dell'Italia, sia tutta solo concentrata su quello che accade in casa nostra, ed è giusto, se uno spara, se uno ammazza, il neofascismo, ed è giusto, gli immigrati,
immigrati, di chi è la colpa, eccetera, e non ci si renda conto che nel frattempo, no, sopra le nostre teste si discute di come continuare la deterrenza nucleare, di come alimentarla, di come fare investimenti giganteschi su queste armi che già oggi, no, possono distruggere il pianeta centinaia di volte. E ricordo anche sempre come un attento lettore di dati come Federico Rampini, sempre parlando di questa tendenza al riarmo nucleare negli Stati Uniti, ma non solo, perché è ovvio che allora a questo punto lo fa anche la Russia, è ovvio che a questo punto lo fa anche la Cina, cioè tutti i paesi che hanno armi nucleari, che sono 9 in questo momento, allora dicono ti riarmi tu. Però sapete il potenziale nucleare, no, statunitense oggi quante volte è rispetto agli altri? È molto interessante. Da solo oggi il potenziale nucleare degli Stati Uniti è già 4 volte tutti gli altri 8 paesi nucleari messi insieme. Cioè, quindi già oggi Trump, se volesse, è iperprotetto e iperpotente, perché avendo un arsenale nucleare che è 4 volte quello della Russia, quello della Cina, quello del Pakistan, quello dell'India, quello della Gran Bretagna, quello della Francia, quello di Israele e quello della Corea del Nord, penso di averli ricordati tutti, eccetera, voglio dire, già ha un vantaggio enorme sul piano della deterrenza. Invece no, invece vogliono continuare a potenziare. Perché? Perché oggi la deterrenza nucleare e il poter avere armi nucleari sempre più sofisticate è anche un'arma finanziaria, è anche un'arma economica, è anche un'arma che, come dire, tiene bloccato il pianeta Terra, diciamo, a vecchie logiche che sono solo basate su chi è più forte vince. E allora è chiaro che però noi andiamo verso un mondo più insicuro. Quindi non è solo la sicurezza dei confini o meno che è importante, ma è un mondo più insicuro perché sopra le nostre teste passano logiche imperiali, no? Non a caso, per esempio, un importante analista indo-statunitense, Khanna, parla dei tre imperi che oggi ci sono, uno dei quali ovviamente è quello statunitense, l'altro è quello della Cina asiatica e l'altro è quello in declino dell'Europa. Si è dimenticato che adesso anche la Russia comincia a uscire dal proprio guscio dopo la crisi dell'Unione Sovietica e anche lei con Putin aspira a tornare ad essere una grande potenza mondiale. E poi c'è tutto il resto del mondo che si muove, e cioè l'India, e cioè il Brasile e altrove. E allora è chiaro che o passa un'idea che si riforma democraticamente l'ONU e il sistema internazionale, con quello, lo diciamo ai nostri telespettatori, che nei periodi di pace più garantiti si chiama gestione multipolare del mondo. Cos'è la gestione multipolare? Che ci sono tanti poli, che tutti questi poli si mettono d'accordo e tendenzialmente il multipolarismo significa una collaborazione tra più soggetti, tra molti soggetti. Questo multipolarismo o diventa democratico e gestisce la complessità, o altrimenti si torna all'unipolarismo, cioè ciascuno per conto suo tende ad essere più forte degli altri. E qui si apre un capitolo interessantissimo, sempre il libro di Rampini lo ricorda, con le vecchie questioni di che cosa è una potenza oggi nel mondo moderno e postmoderno. È più una potenza che è una potenza terrestre o chi è una potenza come lo fu la Gran Bretagna e quindi si espande nel mondo di tipo navale? E questo è un dialogo molto interessante che recupera in realtà teorie, ma prospettive, strategie geopolitiche che già nella fine dell'Ottocento e il Novecento hanno guidato prima la Gran Bretagna, poi l'espansionismo tedesco, poi quello dopo la Gran Bretagna statunitense. Ed è molto interessante che oggi la Cina cerca di essere da potenza terrestre,
perché da anni, da decenni, da centinaia di anni ha rinunciato di essere una potenza marittima e navale. Adesso la Cina ha bisogno di energia e di espansione economica, cerca di essere anche una potenza navale, come non solo con la, diciamo così, via della seta terrestre per raggiungere meglio l'Europa, con miliardi di investimento, ma anche con una via della seta marittima che, bypassando l'India, arriva a colonizzare parte dell'Africa. Queste cose di enorme interesse e di attualità, perché stiamo parlando del nostro presente e nel nostro futuro, dovrebbero entrare nel dibattito politico, se non altro nella questione internazionale, anche dei candidati e delle prossime elezioni politiche. Sì, beh, senza andare così in là, basta dire che i soldi impiegati per il riarmo e comunque il settore militare servirebbero anche per il settore sociale, e servirebbero molto, dal momento che poi tanti scontri, anche purtroppo di bassissimo livello, di cui abbiamo visto le conseguenze negli ultimi giorni, dipendono anche dal fatto che in effetti ci sono problemi irrisolti, problemi molto più vicini a noi rispetto alla corsa al riarmo nucleare. Ma a parte questo, adesso io volevo un attimo parlare in chiusura, purtroppo abbiamo tirato un po' l'argomento, anche della visita di Erdogan, del presidente turco in Italia. Erdogan ha incontrato Mattarella, ha incontrato il Presidente della Repubblica, ha incontrato le autorità politiche, ha incontrato anche il Pontefice, in una visita che sicuramente è sinonimo anche dei rapporti importantissimi economici che l'Italia ha con la Turchia, che una visita che ha voluto mettere al centro anche la posizione della Turchia sulla questione della Palestina e di Gerusalemme, che secondo Trump deve essere dichiarata capitale solo di Israele. E però, diciamo, questa sua visita a molte persone, a molte associazioni, a molte realtà italiane, e non solo, non è andata giù perché comunque Erdogan ha nel suo paese molte contraddizioni, non soltanto per, diciamo, via delle offensive che sta conducendo contro i curdi e contro le forze siriane democratiche che hanno combattuto contro l'ISIS in Siria proprio in questi giorni, che vengono bombardate, ma anche per la questione della grossa epurazione che ha fatto con la carcerazione di tantissimi giornalisti, insegnanti e anche dissidenti, quindi trasformando un po' la Turchia in un paese proprio non democratico. E appunto ci sono state delle proteste, anche adesso magari vediamo il servizio, proteste proprio a partire da un sit-in che poi appunto ha coinvolto anche esponenti della stampa, eccetera, oltre che curdi e sostenitori appunto delle forze siriane democratiche, e che è finita con una purtroppo repressione abbastanza pesante alle porte del Vaticano. Ma sentiamo appunto il servizio. In una Roma blindata per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non sono mancate le manifestazioni per i diritti umani, la libertà di espressione e contro la nuova offensiva turca in Siria contro i curdo siriani. Le decine di giornalisti che sono ancora in carcere. Un sit-in di protesta è stato organizzato dall'Associazione dei Curdi in Italia a Castel Sant'Angelo, a pochi passi dal Vaticano. Rasho Mohammad, cittadino curdo siriano. Una famiglia ha perso 2-3 figli. Ma che colpa hanno i curdi? Perché questa è la ricompensa di curdi che abbiamo combattuto contro il Daesh, che abbiamo mandato via, che abbiamo liberato Raqqa, che abbiamo liberato Tabqa. Io sono un curdo da Afrin, ma che colpa abbiamo? Abbiamo perso i nostri cari, abbiamo perso i nipoti che hanno 10 anni, che 15 anni, 5 anni, avete visto questa fotografia, chi sono? Ma chi colpa hanno questi? Chi colpa hanno? Ma speriamo che il Papa oggi che lo manda indietro, che non deve ricevere un assassino, questo proprio è una terrorista, non è solo assassino,
ammazzato migliaia e migliaia di gente. Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione di giornalisti e di rappresentanti di Articolo 21, Federazione Nazionale della Stampa e Rete No Bavaglio. Articolo 21 e FNSI hanno scritto una lettera aperta rivolta a Papa Francesco, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Premier Paolo Gentiloni, sottoscritta dallo European Center for Press and Media Freedom, Reporter Senza Frontiere, International Press Institute e molte altre organizzazioni per la libertà di informazione, in cui si denuncia che sotto le spoglie dello stato di emergenza e della lotta al terrorismo, decine di migliaia di persone sono state vittime di una repressione arbitraria che continua a peggiorare e colpisce tutte le categorie della popolazione, tra cui i giornalisti. Ben 170 sono attualmente detenuti. Anche questa è una situazione molto importante in cui l'Italia purtroppo non si esprime, non soltanto perché la Turchia è membro NATO, ma anche perché comunque diciamo che Erdogan sta facendo il favore di tenersi oltre 2 milioni di profughi siriani in cambio di soldi, e quindi anche qua la nostra voce viene azzittita semplicemente da questa cosa, e la nostra coscienza viene azzittita dalla situazione esterna. Susanna, hai già detto tutto tu. E quindi riprenderemo queste questioni ancora con tenacia e serietà di approfondimento informativo. E comunque non era una cosa di poco conto che anche la Federazione Nazionale della Stampa e i giornalisti si siano schierati, perché appunto è una cosa importante che la censura, che la libertà di stampa vengano così schiacciate, quindi bisogna lottare anche per questo. Quindi chiudiamo la puntata, grazie a Marco, grazie a tutti a te, voi. Grazie a tutti. Ma bruciata, 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 ma bruciata,